Oggi introdurremo l'argomento della terna alchemica. La terna alchemica è costituita dallo zolfo, dal mercurio e dal sale. Questa terna serviva all'alchimismo per argomentare delle cose del mondo che vanno dalla loro natura energetica alla loro natura materiale. Infatti, energia e materia rappresentano una delle dialettiche più indovinate del cosmo, del mondo. Tutto è energia e a seconda della sua velocità, ci insegna il relativismo einsteiniano, nella può essere appunto o energia o massa. Se noi lo guardiamo da un punto di vista semplice dell'energia e della materia, abbiamo una scala di velocità. Più è veloce, più è energia, più è denso e più diventa massa, materia. Questa terna, che l'alchimismo ha utilizzato in maniera speculativa, un po' come lo yin e lo yang nella tradizione taoista, vedeva nei regni dell'energia, più la cosa diventava energetica, più aveva caratteri sulfurei, più la cosa era mediana, intermedia, ibrida, come il mercurio, e più stava in mezzo, e poi avevamo ciò che si avvicinava al concetto di massa o di materia, che era il principio salino. Ora, queste tre forze qua sono analoghe a tanti discorsi. Ad esempio, tutto ciò che è sulfureo può essere simile al fuoco, infatti lo zolfo è formato dal simbolo del fuoco. Tutto ciò che è simile al mercurio, che quindi è intermedio, può essere relativo all'aria oppure all'acqua. Tutto ciò che invece è pertinente al mondo più fisico, più concreto, allora ha natura salina ed è la terra. Ora, questa terna non è fissa, non è qualcosa che mi dice il sale è il corpo, inteso come fisicità. No, il sale è ciò che si avvicina di un argomento all'interno di un contesto argomentativo. Il sale è quella cosa che o è molto vicina alla realtà densa, oppure è quell'elemento che si produce dall'incontro di due elementi. Quindi se un acido si incontra con una base, abbiamo un sale, quindi un neutro. Avremo modo, attraverso gli articoli e un paio di video, di affrontare questo discorso della terna, che è molto importante e è un mezzo dialettico per parlare di alchimia. Ciao.